Oggi siamo qua, infatti, insieme alla Rete Nazionale dei Magistrati, proprio per parlare di questo tema che ormai è ampiamente diffuso e che tocca tutti, che è quello del bere responsabile, perché è necessario cominciare a diffondere un messaggio nuovo, quello del bere in maniera responsabile, perché abbiamo assistito in questi ultimi anni a un disagio giovanile crescente che ha portato i nostri giovani a bere in maniera smisurata, smoderata, quindi dando luogo a situazioni di pericolo, a situazioni di violenza, a situazioni di disordini. Oggi noi abbiamo bisogno di dare ai nostri giovani un messaggio di consapevolezza. Consapevolezza sui rischi che corrono continuando a bere in questo modo, rischi di natura sanitaria, di natura penale. E quindi è necessario cominciare a parlare non più di malamovida, ma semplicemente di movida, dando informazione, dando consapevolezza e cominciando a dire che la cosa più importante da preservare è la propria vita. Lei è una imprenditrice della ristorazione. Come si potrebbe bere responsabilmente? Intanto preferendo un bere di qualità, quindi all'interno dei locali. Per questo è necessario cominciare a combattere l'abusivismo nel settore della somministrazione. Già sarebbe un passo importante. E poi avendo anche controlli delle forze di polizia, pattugliamenti dei territori, strade sicure, comunque dando un ambiente differente e rendendo consapevoli i giovani sui propri limiti. Far cercare di capire che questi limiti non devono essere oltrepassati perché la movida è bella e ci si può divertire senza mettere a repentaglio la propria salute. Innanzitutto, bere responsabilmente significa bere anche di qualità. I drink, io sono un barman, preparo e servo i prodotti, somministro alcol, ma non significa che faccio ubriacare le gente. Per noi professionisti del settore è molto importante che le persone invece di ubriacarsi degustano e notano i profumi, i sapori di un drink o un prodotto. Quindi sta anche a noi operatori del settore limitare il consumo, capire quando una persona è alticcia e quindi dire di no e fare capire che bere è come mangiare, devi gustare e assaporare ciò che stai facendo per evitare che poi, come dice lei, si sfoci nella mala movida. Deve essere, come dire, provare un'esperienza sensoriale come quando si mangia. Quindi gustare profumo, sapore, retrogusto, anche perché a monte dietro c'è il nostro lavoro che abbiamo studiato, ci siamo preparati in maniera tale da poter esaudire le richieste del cliente. Quindi, innanzitutto bere con moderazione aiuta noi a far sì che il nostro lavoro si svolga nella miglior maniera. Quindi bisogna capire che bisogna, oltre che bere con moderazione, bere anche di qualità, perché molti prodotti contengono delle sostanze nocive all'interno che rischiano di far sentire male le persone, ai ragazzi, alle persone, soprattutto ai più giovani. Chiedo e consiglio di bere sia lentamente e poco e assaporarsi e godersi il momento come dire, di trascorrere una bella chiacchierata alla serata. Un argomento che tra l'altro è ormai veramente sotto i riflettori da troppo tempo e che bisogna, ecco, dibattere, cercare di analizzare per trovare alcune soluzioni. L'associazione di categoria, in questo caso la nostra associazione di categoria nazionale, la FIPE, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, già in campo nazionale ha messo diverse azioni in campo proprio per fronteggiare questo problema e in particolare analizzare appunto quelli che sono gli aspetti sociali e dal nostro canto cercare di formare al meglio quelli che sono diciamo, coloro che poi somministrano. In questo senso dobbiamo fare di più anche sul piano legislativo, cercare di avere diciamo, qualche regola in più, qualche obbligo in più in modo da poter gestire al meglio un fenomeno sociale che purtroppo spesso degenera perché bere responsabilmente, bere per stare in compagnia, bere per socializzare è qualcosa che è nella nostra natura, andare oltre i limiti chiaramente, quello no, non va bene e tutti dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo non accada.
l'altro questa è un'iniziativa che io apprezzo moltissimo, un'iniziativa che è targata FIPE, ma a cui ha aderito anche l'Associazione Nazionale Magistrati. È un'iniziativa importante perché oggi sappiamo quali sono le conseguenze purtroppo nefaste dell'alcol per i giovani, ma non solo per i giovani, soprattutto per i giovani. E parleremo di questo durante questo convegno, in particolare io dal mio punto di vista sottolineerò ed evidenzierò quelli che sono gli strumenti posti dal legislatore per combattere e prevenire soprattutto questo disastroso fenomeno dell'alcolismo che, come sappiamo, poi ha conseguenze anche nefaste per i giovani e per tutti.